questione è nato in Spagna da una coppia di donne sposate in Spagna e residenti a Barcellona, per cui il bambino ha acquisito il doppio cognome, cioè aveva il cognome di entrambe le madri. La trascrizione dell'atto è una cosa di cui ho avuto anche modo di scrivere sul Corriere del Mezzogiorno penso 2 giorni fa. È una forzatura giuridica, però io mi sono schierato, se così si può dire, favorevolmente, perché innanzitutto viene tutelata la necessità del bambino di avere un documento di riconoscimento e di poter sentirsi pienamente figlio anche di due italiane. In questo momento noi stiamo discutendo in Parlamento del disegno di legge sulle unioni civili, credo che sia un momento di cambiamento, di apertura, di approfondimento di queste questioni. L'uscita del libro il 24 settembre è stata pensata sia perché si è accelerato il dibattito parlamentare, cioè si sapeva che poi ottobre iniziava il dibattito sul disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, e sia perché appunto ai primi di ottobre sarebbe iniziato il sinodo della famiglia. Quindi sicuramente il libro ha una sua attualità e non c'è un particolare programma di far uscire le cose in contemporanea, di farle accadere in contemporanea, perché io credo che poi quando un tema è non solo attuale ma importante, ci sono una serie di segni che te lo dicono, sono le cosiddette coincidenze. La Chiesa non è pronta ad accettare le unioni omosessuali perché dovrebbe ridiscutere dei fondamenti teologici e antropologici su cui parte della dottrina della Chiesa è costruita. La società italiana è una società molto varia, molto complessa, e secondo me nessuno la analizza su questi temi in maniera sufficientemente penetrante. Poi io penso che noi italiani siamo perfettamente in grado di comprendere la complessità dei fenomeni e dare delle risposte sufficientemente intelligenti. Dobbiamo continuare a studiare anche noi, a tenere sotto controllo il fenomeno, ma io sono fiducioso nel fatto che una trasmissione di valori e di affetti profonda, pensata, consenta una crescita buona, indipendentemente dall'identità sessuale. Poi, secondo me, sono importanti figure maschili e femminili intorno a un bambino. E probabilmente questo però si può assicurare anche con figure importanti di contorno, che poi non sono di contorno e non lo sono state nelle vite di ciascuna delle nostre famiglie tradizionali.